Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi affrontati dal Parlamento della Regione Toscana. E andiamo noi a vedere per questa settimana subito il nostro sommario con i temi affrontati in aula consiliare. La Toscana presenta il nuovo piano dei rifiuti con un'informativa della Giunta a cura dell'assessore all'ambiente Monia Monni. Ma in Consiglio regionale diventano aspre le posizioni e tutti i consiglieri di minoranza in maniera compatta decidono di abbandonare l'aula per questioni giuridiche e che violano lo statuto del Consiglio stesso, secondo le minoranze. Ad annunciare questa decisione il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui rispetto a 15 giorni fa c'era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri prima del Consiglio il segretario generale in conferenza dei capigruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo il Partito Democratico ha voluto andare avanti, spinto da una delibera del Presidente Gianni che bontà sua ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del segretario generale dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura, di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. E invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio è che il parere del Segretario Generale, che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio, sono state derubricate a autorevole opinione, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'Aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti, chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Nei prossimi giorni valuteremo anche tecnicamente, anche giuridicamente, eventuali ulteriori nuove iniziative. La maggioranza critica per la posizione delle minoranze indica come il nuovo piano sui rifiuti sia un sistema innovativo che punta a garantire l'autonomia della Toscana in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti. Tra gli obiettivi posti da Regione Toscana al primo posto la riduzione della produzione di rifiuti e la spinta verso il riuso, puntando con decisione su tutto il territorio regionale ad azioni di prevenzione, valorizzazione delle esperienze virtuose e ad azioni di preparazione e al riutilizzo. Si prevedono attività per la sostituzione della plastica e del monouso con azioni volte anche alla prevenzione della dispersione di rifiuti in mare. Il nuovo piano spinge verso la raccolta differenziata con l'obiettivo di raggiungere l'80-85% di differenziata nel 2035, migliorando il sistema di raccolta attuale e prevedendo il rafforzamento dei centri di raccolta. Resta ferma la decisione del no ai nuovi termovalorizzatori e la riduzione dello smaltimento in discarica, prevedendo un percorso di progressiva diminuzione del numero di questi impianti, che nel 2035 dovrebbero coprire solo il 10% del fabbisogno regionale di smaltimento. Questo nuovo piano, in conclusione, ha sottolineato l'assessore Monni, è comunque un'operazione che richiede tempo per la sua applicazione e prevede una fase di transizione durante la quale saranno realizzati anche nuovi impianti e che ancora nei prossimi anni richiederà di continuare a usare le discariche, ma che nel lungo periodo propone un sistema nuovo che garantisce l'autonomia della Toscana in tema di rifiuti. Dico una cosa che ebbe modo di dire da assessore regionale all'ambiente. La Toscana sui temi dell'economia circolare può essere davvero terra d'avanguardia e la comunicazione fatta dall'assessore Monni
che ringrazio anche per aver chiamato l'eredità venuta dallo scorso mandato, ci dice esattamente che questa è la strada da seguire. Una regione che è dotata prima in Italia di una legge sull'economia circolare moderna, attuale, e che oggi intende interpretare quelle che sono le spinte europee con un occhio all'innovazione, volendo dare risposte concrete non solo ai cittadini ma anche ai nostri sistemi produttivi che stanno soffrendo. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica, e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera, quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipato, come ha detto l'assessora, e per questo diciamo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito, invece di entrare nel merito della discussione, trincerarsi dietro una sterile propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Ne prendiamo atto, aspettiamo gli appuntamenti successivi affinché anche loro portino qualche idea. Il riutilizzo dei rifiuti, la transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare, e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare, e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. Ma sicuramente siamo di fronte a un vulnus, come è stato detto, assolutamente evidente, un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta, che in questo momento si è totalmente disperso. Per quanto riguarda le iniziative formali, è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale, questo sì, perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo, che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali, che non sono delle comparse in questo momento, ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio, perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa a colpi di atti della Giunta, che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo, c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. Il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi, soprattutto sotto il profilo degli investimenti. In realtà ad oggi bisogna dire la verità, quello che ci viene proposto è tutto fumo negli occhi. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Giani disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo l'esatto opposto. Allora trasformi infatti quello che lui aveva promesso a inizio legislatura, perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti. Perché quando la Giunta arriva e si impone sul Consiglio, ed è vergognoso che qualcuno dica che il segretario generale dà delle opinioni, perché il segretario generale non è pagato per dare delle opinioni, il segretario generale è quello che garantisce il Consiglio, e arriva un dirigente di Giunta che di fatto fa anche la parte del legislativo, e non è un legislativo, tra l'altro facciamo nome e cognomi, tanto è agli atti, questo dirigente di Giunta è Edo Bernini, che è indagato sullo scandalo Keu, magari sarà innocente, però comunque insomma noi vederci bypassati da organi di Giunta di cui in questo momento abbiamo anche qualche riserva, evidentemente insomma non ci troviamo proprio a nostro agio. Bisogna cercare di spiegare bene cosa sta succedendo fuori, proprio perché può sembrare quella che sia normale diatriba tra maggioranza e opposizione, ma non è così.
in un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. E facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione, ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio, quindi a quelli della maggioranza. E si è mancato di rispetto anche al massimo organo, al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla Giunta e che è il segretario generale. Perché così facendo, con una delibera emessa all'ultimo momento, si è in pratica detto che quello, se la Giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene, praticamente se lo è autocertificato. E questo non è accettabile perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza, degli abitanti della Toscana, ma soprattutto perché così facendo si creano dei vulnus legislativi gravissimi. Abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato. E ci è stato chiesto, adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto, di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata. E noi, in coscienza e con onestà intellettuale, diciamo che questo non è possibile. E secondo noi non doveva essere reso possibile. Si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni, che hanno presentato degli atti di indirizzo, tutti molto diversi tra di loro, perché ciascuno di noi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha posizioni molto diverse sui rifiuti. Esiste una questione pregiudiziale tecnica sulla quale tutte le opposizioni si sono espresse e avevano chiesto non alla Giunta ma a quello che è la figura apicale del Consiglio regionale, il responsabile dell'Avvocatura regionale, se su quella pregiudiziale tecnica che il consigliere Capecchi aveva portato in aula 15 giorni fa, non ieri, quella pregiudiziale avesse un fondamento giuridico. Rispetto a quello, dopo 15 giorni siamo rientrati in aula e abbiamo scoperto che su quella pregiudiziale non si è espresso il segretario generale, ma ci hanno portato la mattina stessa una delibera di giunta, cioè l'ente stesso che ci ha portato l'informativa, cioè la giunta, ci ha detto che quell'informativa aveva seguito un iter corretto e ci mancherebbe che la giunta avesse smentito il proprio assessore. Poi abbiamo fatto delle riunioni tecniche con il segretario generale e abbiamo capito che quei fondamenti giuridici che il consigliere Capecchi aveva portato in aula erano effettivamente fondati. E proprio perché erano fondati, oggi tutte le opposizioni, non soltanto una parte o qualche opposizione, ha ritenuto opportuno abbandonare l'aula e visivamente, plasticamente, basta andare a vedere in aula, vi è una discussione all'interno della quale sul piano dei rifiuti, cioè sulla pianificazione strategica, urbanistica, quasi più importante della regione toscana, il PD discute da solo. Chiedere sostanzialmente attraverso una pregiudiziale di ripartire da capo, non posso interpretarlo che così. Ma io sono contento perché stasera è stata una bella dimostrazione di compattezza, di partecipazione della maggioranza che ha visto non deflettere nessuno nel reggere questo atteggiamento più ostruzionistico dell'opposizione e quindi portare alla relazione dell'assessore Monni su quello che sono i criteri di un piano dei rifiuti che è davvero innovativo, profondamente innovativo. Non vi è un atteggiamento dirigistico di una regione che decide dove fare gli impianti dei rifiuti, magari in barba a quello che è la popolazione, magari vedendo poi sorgere comitati o opposizioni da parte dei comuni, come è avvenuto in passato. Ma invece si fonda su un bando che chiede ai comuni, ai territori, agli enti che possono realizzare un impianto di smaltimento dei rifiuti, di formulare delle proposte. Sarà sulla base di quelle proposte che poi il vero e proprio piano potrà armonizzarsi per risolvere uno dei problemi più importanti nella società di oggi, appunto quello della raccolta, dello smaltimento corretto dei rifiuti. È evidente che quando magari un giorno si contesterà un impianto, come è oggi nella cultura dei comitati del no, non ci sarà il sindaco che lo sostiene, perché si parlerà di impianti che sono stati richiesti direttamente dai sindaci sui territori. Ecco che questo sistema partecipativo non può certo essere messo in discussione semplicemente nella logica di un'opposizione manichea che si propone semplicemente con il no a fronte di qualsiasi altra questione di merito. Siamo giunti al termine di questo appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.